Yeah, ce l'abbiamo fatta! Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Scusatemi, la tecnologia ci dà sempre del filo da torcere. E poi sapete che io sono sempre quella dell'ultimo minuto. Purtroppo è così, dovete sopportare anche queste piccole attese. Mi dispiace, però ci siamo. Vi presento e faccio subito entrare Riccardo. Ciao Riccardo, grazie di Ciao essere qui. Leonora, grazie mille a te. Allora, è un po' che non ci vediamo. Allora, sì, è un po' non ci vediamo per i ritmi che abbiamo preso. In realtà ci stiamo vedendo molto spesso e volentieri. Questa cosa mi fa piacere perché sta in qualche modo cambiando il corso ultimo dei miei giorni, in maniera anche abbastanza remante, per cui siamo arrivati col fiato corto oggi. Vabbè, dai, ma va bene così. Poi verso la fine racconteremo anche gli sviluppi del progetto che è iniziato proprio su questo canale, così tutti quelli che hanno partecipato o che comunque sono curiosi potranno essere aggiornati. Ci sono dei begli sviluppi. Ma per adesso abbiamo deciso di fare questa live proprio il Venerdì Santo, perché ci sembrava interessante affrontare una serie di argomenti che sono comunque legati al discorso dell'agnello, della simbologia e di tutto quello che in realtà non siamo abituati a guardare, a notare, a vedere, ma che spesso è in realtà di fronte ai nostri occhi. Ma per scarso allenamento e disabitudine, forse, a pensare fuori dalle righe, non notiamo delle cose, tante cose. Per cui facciamo un viaggio questa sera con Riccardo nel mondo del simbolo, nel mondo dell'immagine e nel mondo della realtà, poi in realtà. Sì, facciamo anche di più se è possibile, nel senso che allora io sono un po' un bastian contrario, questo è risaputo oramai, però ho una formazione scientifica, nonostante oramai basi tutto quanto sulle intuizioni. E nel mondo scientifico tutto quello che è di più è di troppo. Quindi si dice less is more, si dice la linea retta, eccetera, eccetera. E man mano che vado avanti negli studi, man mano che questi studi, grazie al cielo, coprono e ricoprono campi diversi, si rende sempre più palese ai miei occhi la semplicità con cui la realtà si manifesta. Giustamente prima hai citato la realtà, no? E questa realtà si manifesta in una maniera molto eloquente, non solo ai miei occhi, ma in realtà agli occhi di tutti quanti. Il problema è appunto che per tutta una serie di motivi abbiamo completamente disimparato o siamo stati diseducati, perché poi c'è sempre una colpa e un dolo in questo, a riconoscere quello che è davanti ai nostri occhi. Quindi l'esercizio che vorremmo fare stasera è tracciare una linea retta dal punto zero all'infinito in una maniera estremamente semplice, cioè utilizzando le immagini. Sono debitore nei confronti di qualcuno che ha chiesto più volte una spiegazione esaustiva sul significato del Stator, e quindi stasera daremo questa spiegazione perché è in linea con quello che voglio raccontare ed è in linea in maniera molto provocatoria con quello che stiamo vivendo fuori, cioè stiamo apparentemente celebrando la Pasqua, che è una festività del mondo cristiano, ma che in realtà è legata, come tutti oramai sanno, a un discorso astronomico, no? E il modo in cui la cristianità racconta questa festività è proprio l'evidenza di come tutto quanto è stato artefatto, ma nella maniera più palese possibile, è proprio davanti ai nostri occhi, solo che non siamo più abituati a sapere quello che è davanti ai nostri occhi. Goethe diceva: qual è la cosa più difficile di tutti? Con gli occhi vedere ciò che dinanzi agli occhi sta. E in famiglia è diventato un mantra, c'è mia moglie che me lo ripete ogni volta che io non riesco a trovare qualche cosa, no? E quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Però questo è diventato palese. Volutamente ho scelto quell'immagine che poi abbiamo messo in locandina, che è un'immagine che ci riporta la cronaca di questi giorni, cioè è un particolare del battesimo di Cristo del Verrocchio, che nella narrazione accademica si vuole essere stato il maestro di pittura di Leonardo, e che in questi giorni
è sugli schermi televisivi perché c'è quella sorta di scempio o produzione italo-americana, svizzero-tedesca, dove si racconta un Leonardo che è ancora, se possibile, più distorto di quello che è già nella trattazione anche accademica. E questo lo risolviamo immediatamente dicendo che non è un documentario su Leonardo, è uno sceneggiato, praticamente totalmente di fantasia, che usa Leonardo come attrattore per richiamare apparentemente audience, ma in questo momento sta attirando unicamente critiche perché propone solo un Leonardo omosessuale, perché lo incarcerano quando non è mai stato incarcerato, perché Giannini interpreta il Verrocchio con una disparità di età fra Leonardo e Verrocchio molto ampia, mentre invece nella realtà erano pressoché coevi. Quindi c'è tutta una serie di racconti che chiaramente non ci aiutano a comprendere Leonardo nel periodo rinascimentale, però ci aiutano a comprendere come la distorsione sia arrivata dei picchi pressoché grotteschi addirittura, no? E questo perché? Perché la trasformazione della realtà in verità, perché di questo si tratta, cioè di una verità parziale, di una visione estremamente parziale, viene fatta esclusivamente per una questione speculativa di tornaconto, e quindi si pensa che raccontando Leonardo in questa maniera si possa attrarre pubblico e quindi raccolte pubblicitarie, tutte queste cose. Però non voglio parlare chiaramente di Leonardo. Il senso però era di proporre quest'opera perché è estremamente attinente a quello che stiamo vivendo, cioè la Pasqua, e nuovamente all'enorme distorsione che la Pasqua comporta, o meglio, che ha comportato in base a una lettura distorta di quello che era l'Agnus Dei, cioè quello che i greci chiamavano l'Agnos, l'essere puro, riferendosi al salice, che era una pianta da cui veniva estratta una sostanza che inibiva l'attività sessuale delle donne dell'epoca e quindi permetteva di sviluppare la castità nel periodo pasquale. Quindi questo, che era un processo rituale pagano, è stato poi ripreso dal mondo romano e latinizzato, facendolo diventare l'Agnus Dei, cioè l'agnello di Dio. E in virtù di questa cosa si massacrano agnelli a tutto spiano, perché oramai è diventato l'agnello di Dio, un emblema del Cristo in croce, eccetera, eccetera. Questa trasformazione è una trasformazione che nasce da una traslitterazione letterale, come ho detto. Lo racconto bene in quel libro che abbiamo già pubblicizzato le volte scorse, che è l'ultimo libro con cui sono uscito e in cui si fa riferimento anche a questa cosa. Se voi guardate o intravedete, non so se è già in linea lo schermo oppure no. Eccolo. Così lo vedete, solo la locandina, in questo momento mi interessa quello. Allora, voi vedete una mano decisamente bruttina fatta da Verrocchio, che non era propriamente un grande pittore e non si capisce come dovesse essere il maestro di Leonardo, quando Leonardo in quel periodo sapeva già dipingere capolavori come l'Annunciazione, ad esempio. Comunque, questo dipinto, che è degli anni 74-75 grosso modo, palesa tutta l'incapacità pittorica di Verrocchio, ma soprattutto palesa quel veicolo che noi questa sera utilizzeremo per raccontare tutto quello che accade nell'universo e tutto quello che poi viene raccontato nell'arte, non solo rinascimentale, ma nelle manifestazioni artistiche e culturali di tutte le civiltà che abitano questo pianeta o hanno abitato prima della modernità questo pianeta, e che si rifà alla dualità di cui l'universo si compone. Questo
particolare, dunque, ci racconta in sostanza prima questa dualità e ci racconta questa traslitterazione che il mondo romano ha praticato nel culto pasquale della cristianità. Infatti noi leggiamo Ecce Agnus Dei, con Agnus addirittura con la I tra la N e la U, con un errore banale, palese, che sarebbe stato corretto se non fosse un errore voluto, e la D scritta all'incontrario. Nuovamente sarebbe un errore palese, e nuovamente un'opera del genere non sarebbe stata resa pubblica se non fosse stata voluta, volutamente composta in quel modo. La D all'incontrario rappresenta il versus, diciamo così, cioè l'aspetto negativo, l'altra parte della medaglia, l'energia oscura dove siamo in un ambiente luminoso, eccetera, eccetera. Questa dualità è rappresentata dalla mano, che è una mano pitagorica oppure ierogamica, e rappresenta lo Hieros Gamos, cioè il matrimonio spirituale, quel matrimonio fra l'elemento maschile e l'elemento femminile, che rappresenta proprio quella dualità a cui facevamo riferimento poc'anzi. Il 3 rappresenta l'energia maschile, il 4 rappresenta l'energia femminile. Quindi nella simbologia dell'epoca, questo saluto, che era poi il saluto dei pitagorici, unisce l'elemento maschile con l'elemento femminile, in perfetta simbiosi. I due danno vita al 5, che è l'uomo rigenerato, il Cristo, in cui l'elemento maschile e l'elemento femminile a livello energetico è estremamente bilanciato. Questa espressione, la metto un po' più in lì, ok? Questa espressione ci fa intendere come l'universo sia esprimibile non tanto con le parole, come io faccio fatica a fare adesso, proprio perché ritengo che le immagini raccontino più di qualunque altra forma di comunicazione, ma attraverso la matematica, attraverso la musica, cioè attraverso quel compendio di canoni per i quali l'universo si compone. Allora, dicevamo, il 3, energia maschile, il 4, energia femminile, dà vita al 5, l'uomo rigenerato, l'uomo androgino, il rebis, l'opera prima. Se voi guardate, 3 al quadrato più 4 al quadrato fa 5 al quadrato. In questa banalissima descrizione abbiamo l'essenza di tutte le cose, cioè la dualità dell'universo esprimibile attraverso un rapporto matematico che è il teorema di Pitagora. Questa è la linea retta a cui facevo riferimento prima, che ci permette di comprendere nella sua sostanza prima tutto quello che avviene nel nostro universo. E quando dico tutto, intendo realmente tutto. Quando si parla di Francesco d'Assisi, che parlava agli animali, eccetera, eccetera, fratello Sole e sorella Luna, sono l'energia maschile e l'energia femminile. Non sono, attenzione, maschile e femminile in riferimento alla sessualità, come noi siamo soliti pensarlo, perché la sessualità è un aspetto materico. Stiamo parlando di energie, yin e yang, per intenderci, che è la rappresentazione più immediata di quanto raccontato adesso. Allora, yin, yang, e il 5 il Tao, l'unione dei due, il rebis, l'unità. Ok, in quell'immagine che abbiamo voluto utilizzare come locandina c'è espresso tutto questo, cioè la sintesi assoluta di quello che succede nell'universo e che poi è raccontata in tutta l'arte rinascimentale in modi diversissimi e più svariati, e la traslitterazione che è stata fatta in questo caso dal mondo cristiano, ma poi le traslitterazioni sono infinite. Quindi
L'essenziale, volendo la nostra volta traslitterare il piccolo principe, è visibile agli occhi, perché è davanti a tutto noi, a tutti noi, soltanto che abbiamo completamente disimparato a leggerlo. Perché? Perché siamo talmente pieni di sovrastrutture culturali, mentali, di retaggi acquisiti, che non siamo più in grado di percepire la naturalità con cui la realtà si manifesta. C'è una frase attribuita a Leonardo che però io non riesco a ritrovarne la fonte, quindi dubito che sia stata detta da Leonardo, che è: la semplicità è la più alta forma di sofisticatezza. E in queste immagini simboliche, ma in realtà espressive di quello che nella realtà dell'universo accade, c'è raccontato l'essenza di tutto quanto. Attorno a questo è stato costruito quella pletora di informazioni distorsive attraverso le quali ognuno ha cercato di portare acqua al proprio mulino e quindi avere una propria forma di speculazione, di esistenza, modo di raccogliere un proprio pubblico, chiamiamolo come vuoi. E quindi questa sera ho pensato di fare questo racconto provocatorio, innanzitutto legato alla Pasqua, che è una celebrazione estremamente artificiale di chi quella conoscenza antica ha contribuito, non dico più di altri, ma in buona compartecipazione a cambiare. Ma proprio per far capire o per provocare nelle persone uno shock di comprensione tale per cui si possa incominciare a vedere le cose con una criticità diversa, non assimilare tutto quanto così a scatola chiusa, oppure a rifiutarlo per partito preso, perché poi questo è quello che sta succedendo ultimamente, no? Quindi si va per schieramenti e non per comprensioni di logica. E quindi la narrativa è ancora così, cioè quello di creare storie intorno alle situazioni è tutt'oggi molto attuale, per cui direi che è perfetto e si applica. Sì, perché nell'ottica dell'uomo questo paga. Cioè, allora, quello che l'uomo non vuole capire è che l'universo è un sistema chiuso, è un'unità, e noi facciamo parte di questa unità, e facciamo parte contribuendo col nostro comportamento all'esito di questa unità. In realtà questa è una presunzione che noi abbiamo, perché realmente l'uomo può poco nella grandezza dell'universo, no? Però l'insegnamento che noi dovremmo trarre è proprio quello di armonizzare il più possibile con i rapporti matematici, geometrici dell'universo, perché questo fa sì, da un lato, di restituire quello che ci viene imprestato durante il corso della nostra vita, cioè lo spirito vitale, perché l'energia vitale che abita il nostro corpo materico è qualcosa che l'universo ci presta e che noi rendiamo una volta abbandonato il corpo materico. Cioè, quando esaliamo l'ultimo respiro, non facciamo altro che rimettere in circolo quello spiritus intusalit di virgiliana memoria che anima la nostra parte materica. Ma poi perché se noi riusciamo a armonizzare con l'universo, l'energia, quell'energia che noi prendiamo in prestito, rimane armonica, quindi non produce nel nostro corpo tutta una serie di squilibri tali che sono poi alla base di quelle che chiamiamo malattie. Le malattie non esistono, esistono degli squilibri energetici. Allora, questa cosa, chiaramente, se la racconto io, ha una credibilità; se la racconta qualche medico, se la racconta qualche persona che è più introdotta nei gangli olistici, ne ha tutt'altro. Ma questo è quello che da sempre l'uomo ci ha raccontato o si è raccontato, ed è quello che è contenuto in tutte le opere d'arte del Rinascimento, fino a quando l'arte non è diventata a sua volta una traslitterazione e una caricatura di se stessa. Oggi lo viviamo con quella rappresentazione schifosissima dell'albero spelacchiato, neanche, perché è un albero finto, che è stato messo in piazza della Signoria a Firenze, no? Io non so se fanno a gara Nardella e Sacchi a chi fa più cazzate, però
oramai Piazza della Signoria è diventata un teatro della schifezza assoluta ed è la manifestazione di come l'arte sia solo una forma comunicativa, talvolta specchio delle patologie dell'uomo e non più invece quel veicolo di insegnamento di antiche conoscenze come era l'arte per gli antichi greci, per il mondo rinascimentale che all'antica Grecia si era rifatto e che ci dettava proprio quelle vie di comportamento che abbiamo visto nella mano del battesimo di Cristo del Verrocchio. Quindi l'essenziale, cioè comprendere come tutto riconduca a questa dualità energetica, è davanti ai nostri occhi, però non lo sappiamo più riconoscere. E questa via, in un percorso estremamente provocatorio, perché naturalmente meriterebbe giorni, mesi di racconti, l'ho voluto banalizzare un po' alla mia maniera, un po' perché sono stanco, un po' perché c'è l'entusiasmo di quelle novità a cui facevi riferimento prima, e un po' proprio perché è la mia cifra comunicativa, cioè spiattellare davanti agli occhi di tutti l'ovvietà e lasciare che la gente ci pensi piuttosto che assimili a scatola chiusa quello che gli viene raccontato. Perché poi purtroppo questo è, tanto che c'è gente che ancora crede a quelle porcherie che vengono raccontate su Leonardo nello sceneggiato di qui sopra. Quindi se hai voglia... Assolutamente, te la rimetto, volevo lasciarti parlare in video. Partiamo con questa cavalcata tra il simbolo, le immagini e... Allora, partiamo con questo racconto che, come dicevo, è estremamente provocatorio, ma ha un fondo di verità assoluto. Io sono cresciuto in tanti modi, però prima di approcciare questa mia fase della vita in cui sono diventato uno studioso, uno scrittore, eccetera, eccetera, sono rimasto folgorato da un libro che avrò letto, iniziato a leggere miliardi di volte, uno dei pochissimi libri che io ho letto, perché come tutti sanno non leggo libri. Ho aperto mille volte, ho richiuso mille volte, in un periodo complicato della mia vita, che è il manuale del perfetto papà di Aldo Busi. E la forma in cui era stato scritto quel libro, che trovo geniale, era per piccolissimi capitoli una provocazione continua, tale per cui tu leggevi, ti riconoscevi, ti incazzavi, chiudevi il libro, poi ci tornavi, ci ragionavi, dicevi porca miseria, però c'è ragione. Ed è stato tutto così. Quindi questa cosa l'ho apprezzata perché probabilmente sono così o sono diventato così perché ho apprezzato quel modo di fare, ma non è voluto. Per cui questa è la mia cifra comunicativa e abbiate l'accortezza di comprendere o andare oltre la mia provocazione in maniera tale che vi arrivi l'essenza di quello che vi sto raccontando. Perché l'essenza di quello che vi sto raccontando non è nelle mie parole, ma è assolutamente nelle immagini che vi sto prospettando, anche se sembrano provocatorie, ma sono estremamente attinenti alla realtà. Questo percorso ci porta dritti come un'autostrada a risolvere uno dei misteri più dibattuti, che è appunto quello del Sator. Come chi mi conosce sa bene, in realtà non c'è mistero. Il mistero è unicamente dovuto al fatto che qualcuno ci ha tolto una parte della conoscenza. Quindi non esiste mistero alcuno, ma soltanto una lacuna indotta di conoscenza. Quindi il Sator, o meglio, il mistero che si lega al Sator, è unicamente legato al fatto che c'è questo buco di conoscenza che oggi proviamo a colmare, ripeto, in maniera molto semplicistica e banale. E non per questo non è realistico. Allora, giochiamo a fare l'ortolano, ok? Siamo partiti con il raccontare la mano ierogamica, la mano pitagorica,
quindi l'espressione di quella unità fra energia maschile e energia femminile, che poi è quello che succede nel nostro corpo e viene raccontato anche dagli orientali con le tre nadi, quindi Ida, Pingala e Sushumna. Sapete che differenza c'è, o meglio, sai, perché parlo con te, quelli a casa non possono interloquire, che differenza c'è tra questi? Possono scrivere volendo, possiamo interrogarli. Okay. Allora, questi due peperoni, chiunque di voi può fare l'esperimento, sono chiaramente diversi, sono un peperone maschio e un peperone femmina. Davvero? Il peperone maschio a destra ha tre cornetti e quindi descrive una Y, il peperone femmina ne ha quattro e descrive una X. Ma dai, sai che non lo sapevo? Fantastico. Quindi, quella separazione fra energia maschile e energia femminile, mondo materico, mondo eterico, che poi è espressa dai colori rosso, blu, eccetera, eccetera, è in natura rappresentata dal fondo dei peperoni. Nessuno lo sa, qualcuno che mi segue ormai ha imparato a saperlo. Il Mosè di Michelangelo, bellissima statua, Michelangelo, bravissimo scultore, architetto, un po' meno come pittore, è la Gioconda di Michelangelo. Perché? Perché con una mano fa il 3, con l'altra mano fa il 4. E ha le corna che sono espressione del suo stato di corpo sottile di luce, quindi spirituale. Quindi i peperoni ci raccontano l'essenza dell'incontro fra le due energie, perché nell'universo c'è una continua contrapposizione fra queste due energie, una maschile e una femminile, una a destro giro, una a sinistro giro, una ascendente, una discendente. Se voi guardate le narici del vostro cane, se ne avete uno, o del cane del vostro amico, se non l'avete, andate a cercarvele su internet, le narici del cane descrivono due spirali di segno opposto, una a destro giro, una a sinistro giro. Perché l'essenza dell'universo è tutta lì, è tutta e solo lì. E qualunque civiltà abbia abitato questa terra, ce l'ho raccontato in tutti i modi. E nell'arte rinascimentale ce l'hanno spiattellato in tutti i dipinti che si vanno a vedere nei musei, magari non con la Ferragni che sarebbe meglio, o che si vanno a vedere nelle chiese. Queste cose sono raccontate ovunque, però chiaramente non le vediamo perché ce le raccontano diversamente, anche chi dovrebbe essere preposto a raccontarci in maniera giusta, vedi Sgarbi, vedi Alberto Angela, no, ci raccontano qualcosa di completamente diverso. Per carità, per carità. Esatto. Questa dualità è raccontata anche nei Vangeli apocrifi. Allorché di due farete uno, allorché del maschio e della femmina farete un unico essere, sicché non vi sia più maschio né femmina, allora entrerete nel regno dei cieli. Il regno dei cieli cos'è? La profondità dell'universo, cioè il mondo eterico, il mondo delle vibrazioni. L'inferno cos'è? La terra, il mondo materico. Né più né meno, non esiste un bene o un male. Esistono due energie contrapposte. Una ci proietta nella materialità, l'altra ci proietta nel mondo delle vibrazioni. Se volete capire i segreti dell'universo, imparate a ragionare in termini di energia, frequenza e vibrazione. Questo diceva Tesla e poi non a caso è stato fortemente osteggiato. E nuovamente torniamo nel mondo ortofrutticolo, perché abbiamo una mela con la classica riproposizione, no? Del matrimonio o dell'incontro fra un uomo e una donna, quando si dice che siamo l'altra metà della mela. E nuovamente c'è una simbologia posta a raccontare una realtà che dà un'immagine distorsiva di quella stessa realtà che è banalissima da comprendere, se solo ce la raccontassero per com'è. Anzi, ci hanno provato a raccontarcela com'è, perché, ripeto, nei dipinti questi racconti sono ovunque.
diceva Leonardo, non difforme da quello che scriveva Sant'Agostino. Le cose disunite s'uniranno e riceveranno in sé tal virtù che renderanno la persa memoria agli uomini. Perché? Perché nel momento in cui noi siamo un corpo sottile di luce, abbiamo contemporaneamente, in forma perfettamente equilibrata, come nell'universo è, l'energia maschile e l'energia femminile. Solo che nella nostra esperienza materica queste due energie vengono separate. Quindi nel momento in cui moriamo e nel momento in cui l'energia torna in circolo, ecco qual è il senso della vita eterna. Non è certo un'esperienza che si possa cercare nel mondo materico, nonostante Berlusconi abbia fatto un mausoleo cercando la vita eterna in terra, appunto. Quindi quando moriamo le cose disunite s'uniranno, riceveranno in sé tal virtù che renderanno la persa memoria agli uomini, cioè quella relativa all'esperienza pre-corporea. Come dicevo prima, questo aspetto è simboleggiato nella maniera più immediata e diretta e esaustiva dalla rappresentazione del Tao. Yin e Yang sono energia maschile e energia femminile, energia solare e energia lunare. Questa dualità continuamente contrapposta. Quando queste due energie sono perfettamente compenetrate, allora si realizza l'unione, il Tao, l'opera. E opera non è un termine detto a caso. Uno, perché lo cita Leonardo in quella che viene raccontata come una canzone d'amore, che è Muoversi l'amante, l'opera è la prima cosa che nasce dall'unione, ma che in realtà non è una canzone d'amore, ma è un trattato di musica contrapuntistica. Molto importante perché? Perché la musica è il modo in cui l'uomo ha tradotto in maniera udibile quel compendio di vibrazioni di cui l'universo si compone, con regole matematiche e geometriche ben precise. Questo fa sì che quando io sento parlare di armonizzazione a 432 Hz come la soluzione che risolve tutti i mali dell'uomo e quindi armonizza e permette all'uomo di elevarsi a stati di conoscenza superiori, questa è la più grande vaccata che si possa raccontare, perché quel compendio di vibrazioni armoniche di cui l'universo si compone non può essere risolto con una sola frequenza. E quindi risolviamo questa cosa delle frequenze. La storia nasce con Verdi, con l'Averdiano, che a un certo punto si è battuto per portare la frequenza dell'A, quindi la cordatura dell'A, a 432 Hz, perché l'abitudine era alzare sempre più, a 440 in quel caso, e quindi i cantanti venivano costretti a sostenere delle tonalità che non gli erano convenienti per la loro gola. Questo per assecondare gli strumenti che venivano registrati a frequenze troppo alte. Quindi la storia del 432 Hz non serve assolutamente a nulla. È chiaro che una musica più o meno armonica, dolce o stridula può creare in noi una serie di reazioni più o meno piacevoli. Ma questo lo possiamo fare con le parole, basterebbe raccontarsi delle parole cattive o buone, lo sappiamo tutti oramai, l'esperimento col riso che tutti i bambini oramai sono indotti a fare in casa, e il riso assume una colorazione più o meno pura o inquinata. Quindi non è un discorso... Non so se lo sanno tutti quello del riso. Allora, se voi prendete un... Ok, se voi prendete un... vasetto di vetro, ci mettete un pugnetto di riso, magari con le mani pulite prima, e prendete un altro vasetto di vetro, ci mettete un altro pugnetto di riso, li chiudete, poi a uno gli raccontate come sei bello, quanto ti voglio bene, e quell'altro gli dite che sei un grassone di merda, fai schifo, i due vasetti di riso assumono delle colorazioni completamente diverse. Questo perché nel momento in cui noi glielo stiamo esprimendo, non facciamo altro che trasmettere al riso delle vibrazioni, che sono delle vibrazioni legate anche ai nostri stati d'animo. Perché?
perché tutto è vibrazione, la parola, la materia, la forma, il sentimento, e quindi attraverso le vibrazioni che noi emettiamo nel parlare in un modo piuttosto che in un altro, condizioniamo il contenuto dei due vasetti. Questo vi fa capire come accordare una musica, oltretutto fatta con strumenti moderni, con un sistema di annotazioni moderno, non comporta nulla se non farvi cadere nella credulità. E in questo Vanna Marchi ha molto da imparare. Detto questo, poi spieghiamo anche il discorso della musica in una maniera più seria di quello che provocatoriamente vi ho detto adesso. Quindi, Yin e Yang sono l'espressione del matrimonio alchemico, spirituale. In realtà, alchemico è un termine nuovamente distorsivo, perché non c'è nulla di esoterico, non c'è nulla di alchemico, non c'è nulla se non nella necessità che ha avuto l'uomo di raccontarsi queste cose per scampare a delle forme di restrizione o accuse di eresia o tante altre forme che ben sappiamo. E quindi sono nati tutti questi termini che non fanno altro che confondere ulteriormente la realtà affinché non arrivi alla vostra percezione. Quindi quel significato che il Tao esprime nella maniera più diretta e immediata possibile veniva espressa dal concetto di Rebis, cioè quell'essere androgeno in cui l'energia maschile e l'energia femminile erano estremamente compenetrate ed equilibrate. Qui abbiamo la rappresentazione del Rebis di Leonardo, che è conservata, mi sembra, a Oxford, in Inghilterra, e l'essere androgeno è costruito su un busto unico e c'è l'elemento maschile e l'elemento femminile. Non sono un uomo e una donna, sono un'energia maschile e una femminile. Le gambe dell'essere androgeno sono un piede nel fango e un piede nell'oro. Chiaramente fango e oro sono la riproposizione di eterico e materico. Quindi nuovamente abbiamo un racconto per immagini che è molto più diretto rispetto a quello che è poi il racconto che si può fare a parole. Questa rappresentazione del Rebis è nuovamente la rappresentazione del matrimonio spirituale, la rappresentazione dell'opera a cui facevamo riferimento prima, che si manifesta nella Gioconda. La Gioconda è la rappresentazione al femminile di Leonardo, così come ho detto il Mosè di Michelangelo è la rappresentazione sotto forma di corpo sottile di luce di Michelangelo. Ogni artista di quel periodo ha fatto la propria Gioconda. Attenzione, ribadisco il concetto di Gioconda, cioè gioviale, che si oppone a Saturnina. Il carattere gioviale, il carattere saturnino, ripresenta quella dualità espressa da Yin e Yang, cioè da energia maschile e energia femminile. Non a caso, una delle riproposizioni pittoriche e filosofiche più importanti è la contrapposizione proprio fra Eraclito e Democrito, e perché raccontata da Leonardo in maniera molto diretta, trova spesso nei panni di Eraclito rappresentato lo stesso Leonardo. Così fa Bramante, così fanno altri pittori minori, ma così fa ad esempio Raffaello all'interno delle stanze vaticane. Leonardo in Vaticano è rappresentato tantissime volte, ma nessuno ve lo racconta, perché chiaramente non raccontando questo modo di leggere l'arte, poi non viene ravvisata la presenza di Leonardo in alcuni personaggi, come appunto Eraclito e Democrito nella disputa del sacramento, oppure non solo nei panni di Platone nella stanza di nella scuola di Atene, ma anche un paio di volte defilato nella selva dei vari filosofi che si trovano. Quindi la Gioconda non è altro che rappresentazione al femminile di Leonardo. Ci sono tutta una serie di elementi che ci fanno comprendere che il personaggio ritratto è Leonardo, come ho già raccontato più volte, e
Mona Lisa non c'entra assolutamente nulla. Quel dipinto che vediamo esposto al Louvre in realtà si chiama La Signora di Lombardia, così come viene descritta da Antonio De Beatis, che era un canonico molfettano, segretario del cardinale Luigi d'Aragona, che va a trovare Leonardo nel 1517 a Amboise e annota proprio la presenza di questo quadro. Questo lo riporto, uno, perché è, come tante, una mia scoperta ed è raccontata in quel libro, ma perché è l'evidenza di come nuovamente il mondo intero è portato a leggere una cosa che è completamente diversa da se stessa, cioè la Mona Lisa, che è il quadro più iconico, più ritratto, riprodotto al mondo, ma che assolutamente non è la Mona Lisa. Tra l'altro, tutti quelli che vanno a vedere la Mona Lisa rimangono scornati, perché dicono, cazzo, è piccolina, ma che brutto, io mi aspettavo chissà che cosa. Io ce l'ho qua in casa, non quella originale ovviamente, ed è una donna a grandezza naturale. E chi la vede mi dice, sì, ma è più piccola dal vero. No, è così. Però è tale tanta la distanza fra il dipinto e il suo contenuto che la percezione che ne ha la gente è completamente distorta anche nelle sue dimensioni reali. Quindi, dicevo, la Gioconda rappresenta l'opera. L'opera prima, la prima emanazione della monade. Cioè Leone, questo è Aion, che è l'androgeno nel mondo greco, che viene rappresentato all'interno della volta celeste. Infatti quel cerchio che voi vedete, che lo racchiude, contiene tutte le 12 costellazioni. Se voi fate caso, non so se vedete il... Sì, si vede? Ok, qui il cerchio si avvita su se stesso, cioè descrive quella forma che poi nell'ambito matematico scientifico viene descritto come il nastro di Möbius, e a cui Bach dedicherà una propria composizione, il canone da 1 a 2, che è un canone cancretizzante, che è idealmente la rappresentazione di quella dualità degli opposti raccontata per musica e che esprime invece quel sistema di vibrazione dell'universo. Quindi Aion, Leone, è l'opera prima, è la Gioconda, è il Cristo. Questo aspetto è raccontato in una delle opere più belle, a mio avviso, del Rinascimento, a titolo personale, anche perché ho avuto la fortuna di vederlo mentre lo restauravano, ed è piccolissimo, questo è realmente piccolissimo, fatto da Raffaello, diciottenne, che è il San Sebastiano di Raffaello, uno dei pochissimi San Sebastiano non trafitto, che tiene in mano una freccia come un monocordo, e poi diremo perché il monocordo, e ha tutta una serie di rimandi sul corpetto e di particolari e tutto attorno, che ci raccontano nuovamente l'essenza di tutto quello che vi sto raccontando adesso. Allora, innanzitutto, tutte queste X in realtà sono degli uccellini e raccontano quel compendio di vibrazioni di cui l'universo si compone. Questo volo simbolico riprende un bellissimo volo di uccelli fatto da Leonardo in Valtellina, da me scoperto a Palazzo Besta, che è la più completa partitura musicale che sia mai stata scritta e che attiene a quell'ordine vibrazionale di cui l'universo si compone. Se voi guardate, questi sono dei tasti su cui casualmente la mano della Vergine delle Rocce si pone. La mano della Vergine delle Rocce è una mano musicale che esprime un tetracordo. Così come un tetracordo lo esprime il nome di uno degli compositori più famosi, che è Bach. Bach, B-A-C-H, è un si bemolle, la, do, si naturale, cioè è la contrapposizione fra due scale musicali attigue, quindi si bemolle, la, quindi la direzione verso il basso, do, si naturale verso l'alto, nuovamente alto-basso, cioè energia discendente, energia ascendente.
energia maschile e energia femminile. Ma soprattutto vi stavo facendo riferimento con Ion, se voi guardate la collana si ritorce a rappresentare quella torsione che l'universo compie. E questo crea la più grande separazione che esiste fra la musica che noi oggi conosciamo e riproduciamo e il concetto musicale degli antichi. Perché? Perché oggi la notazione musicale col sistema temperato equabile e con un artificio che è il circolo delle quinte ha fatto sì che questa torsione diventasse un cerchio e quindi un elemento bidimensionale, statico, che nega quella torsione, quel movimento continuamente laterale che l'universo compie. Questo fa sì che nel momento in cui voi ascoltate qualunque musica, anche se accordata dal più grande degli imbonitori a 432 Hz, quella musica immediatamente rimane dietro mentre voi ve ne state andando, non vi raggiungerà mai. E questo è il motivo per cui la musica oggi come è composta non serve assolutamente a elevare la spiritualità di nessuno. E lo dico provocatoriamente con questa risolutezza. Gli antichi raccontavano tre diverse musiche: la musica mondana, cioè quella dell'universo, la musica umana, cioè quella relativa a quell'energia che ci abita e che attiene a quell'armonicità a cui facevo riferimento prima, che determina il nostro benessere o malessere, e poi la musica instrumentalis, quella che suona Gigi D'Alessio, per intenderci. Ok, oggi ascoltiamo solo musica instrumentalis, quindi qualunque musica voi ascoltiate oggi non porta all'elevazione spirituale, perché vi darà un senso di appagamento, risolutezza, ma questa è la fregatura che ci dà la nostra mente, perché la mente media tutto quello che l'universo ci offre e lo tratta secondo proprio uso e consumo. E come si può recuperare invece le altre due tipologie musicali? Allora, innanzitutto conoscendo e riconoscendo quello che ci hanno insegnato nel passato. In secondo luogo, immergendo vicisì. Quindi, nella maniera più semplice possibile, senza fare nulla. Perché? Perché per risonanza, nel momento in cui noi siamo immersi nella natura, senza distorsioni e inquinamenti, automaticamente noi in quella musica siamo immersi. E più facciamo e più da quella musica ci distraiamo. Noi facciamo oggi, è diventato di moda, no? Facciamo meditazione, facciamo yoga, facciamo di qui e di là, ma lo facciamo nella maniera sbagliata, quindi più facciamo e più ci allontaniamo. Abbracciamo una pianta e facciamo molto di più. Gli antichi si immergevano in vasche nella roccia, scavate nella roccia riempite d'acqua. Quell'acqua raccoglieva la vibrazione dell'universo cosmica e ci trasferiva automaticamente, trasferiva loro, noi non c'eravamo, quella vibrazione dell'universo. Lo si fa attraverso la meditazione. La meditazione cos'è? È un estraniarsi dalla realtà. Nella lingua italiana ci sono tutta una serie di termini che sono ingannevoli. Meditare talvolta nella lingua italiana significa pensare. In realtà la meditazione è il non pensare, cioè l'azzeramento della mente. A quel punto subentra il pilota automatico, che è il nostro cervello. Quando noi abbiamo un'intuizione, è il nostro cervello che ce la comunica, bypassando la mente, ingannandola. La mente ci arriva dopo. Quindi questa cosa la possiamo fare imparando a rivivere in maniera totalmente armonica e compenetrata con la natura. Una volta tutto seguiva quelle regole, chiamati canoni, che la natura ci insegnava. Le statue, gli edifici, le cattedrali, l'uso dei colori, tutto veniva fatto in maniera tale per cui venisse replicata in maniera più fedele possibile quel compendio di vibrazioni armoniche che
l'universo ci insegnava. Oggi l'abbiamo completamente disatteso. Ecco perché ero così ostile nei confronti di quell'albero messo in piazza a Firenze. Perché è un pugno nell'occhio. Oggi non è arte, è una forma di comunicazione. Spesso comunicazione dei propri disagi esistenziali. L'arte è tutt'altra cosa. L'arte ci insegna o ci insegnava come comportarsi in maniera congrua e armonica con la natura. Questo abbiamo disimparato a farlo. Prima vi ho raccontato che quella mano, il saluto pitagorico, lo hieroscamos, è l'espressione della sintesi di ciò che avviene in natura. Pitagora, non a caso, si dice, in realtà non l'ha fatto lui, che attraverso un monocordo ha stabilito, quindi cambiando le distanze con cui questo monocordo veniva spezzato, otteneva i rapporti che sono di 1 a 1, un mezzo, un terzo, un quarto, ottenendo i rapporti di un mezzo, due terzi, tre quarti, cioè l'unisono, l'ottava, la quinta e la quarta musicale, che sono messi insieme questa struttura che ricorda una conchiglia. Non riusciamo a fare l'animazione per problemi di condivisione dello schermo, ma questo è quello che succede. Cioè, una conchiglia si dispone esattamente in quei rapporti armonici che la musica, con cui la musica inizialmente era stata classificata da Pitagora. In realtà la musica nasce molto prima, già gli egizi conoscevano la musica, ci sono le sculture cicladiche con delle arpe, addirittura c'è una cosa risibile, cioè che fino al 1500 l'uomo non sapeva produrre accordi musicali mettendo due note insieme, ma in realtà lo faceva già dai tempi egizi, e su questa cosa scriveremo un libro. Purtroppo sembra un paradosso, ma è così. Quindi, per ottenere un'armonia musicale, secondo i teorici della musica, cosa facevano? Si suonavano più melodie e si sovrapponevano una con l'altra. Ma non è così, perché ci sono rappresentazioni di musicisti che suonano strumenti a corda schiacciando 3 o 4 corde insieme. Quindi è ovvio che suonassero degli strumenti musicali. E questo diventa l'aberrazione più totale, cioè quando il mondo accademico scientifico diventa dogmatico e nega delle realtà ammantandole di verità estremamente, ripeto, risibili. Quindi questa teorizzazione musicale fatta da Pitagora veniva espressa come sintesi nei 4 numeri primi che incontriamo, cioè 1, 2, 3, 4, il tetractis, che esprimono i rapporti di unisono, un mezzo, quindi ottava, due terzi, quinta, tre quarti, quarta musicale. I più addentro, i più attenti a queste situazioni, ricorderanno Rolle, ho scoperto una legge legata alla quinta musicale, al colore verde, eccetera, eccetera. In realtà, sì, qualcuno mi ha chiesto prima, mi hanno chiesto di chiedertelo, ma non volevo interromperti proprio. In realtà è un altro racconto fantasmagorico, nel senso che non c'è niente di chissà quale scoperta abbia fatto. È una cosa che veniva raccontata da tutti ed è raccontata, come ho fatto vedere, persino in tutte le opere del Rinascimento. Però siamo arrivati a questo paradosso, no? Perché? Perché la conoscenza che dovrebbe unirci e insegnarci a unirci per raggiungere quell'unità di cui l'universo è composto, invece viene vissuta come un elemento di divisione, perché se io conosco, ho un potere maggiore su di te. E più io sono in grado di condizionare il tuo comportamento e le tue conoscenze, più io ottengo potere. Questa escalation ha portato alla situazione di oggi in cui nulla è più etico, nulla è più legato a una convenienza comunitaria, ma tutto è legato a una speculazione spicciola, dove chi grida di più e chi più ha più potere sottomette il resto delle persone.
Quindi quello che io vi sto raccontando in ultima analisi, che è, ripeto, nella sua banalità, l'estrema essenza dell'universo, è una chiave di lettura per incontrare un mondo migliore. L'unica cosa che bisogna comprendere è che bisogna imparare a non diventare i più ricchi o più potenti del cimitero, perché non serve a una beata sega. Questo Tetractys ci porta diretti a quella spiegazione che mi era stata chiesta, cioè se noi invece che in questa forma lo riproponiamo in questa forma ed è lo stesso identico concetto e lo espandiamo, otteniamo una croce, croce di Malta, croce celtica, templare, bla 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 bla. Questo aspetto non fa altro che raccontare ciò che è in alto e così in basso, ciò che è a destra e a sinistra. Cioè, la spiegazione più lineare possibile per comprendere cosa il Sator sia. Cioè, la croce descrive ovunque la parola A-E-O-N, eone, cioè l'emanazione prima della monade, cioè l'opera, quella che Leonardo diceva, la prima cosa che nasce dall'unione, l'opera è la prima cosa che nasce dall'unione. Quindi, se noi il Sator lo riproponiamo nella sua forma iniziale, otteniamo rotas, opera, tenet. Rotas sono le sfere, cioè la musica delle sfere celesti, cioè quel compendio vibrazionale che mi avete sentito ripetere fino alla noia in questi minuti. Opera è leone, la Gioconda per intenderci, e tenet è questa dualità di opposti che si compenetra uno con l'altro, cioè il Tao, yin e yang uniti. Diceva Eraclito, tutto nasce per legge di contesa, delle cose discordi sgorga bellissima armonia. Questa armonia è l'armonia prodotta dalla musica delle sfere, cioè quel compendio di vibrazioni che qualcuno follemente riassume nei 432 Hz, che determina l'ordine primo di tutte le cose che abitano l'universo. E quindi nuovamente ci ritroviamo nel Tao, yin e yang, ma ci ritroviamo nella simbologia che è davanti ai nostri occhi in ogni momento. Corea. Potrei andare avanti così per anni, perché gli esempi sono infiniti e non serve fare questo esercizio, questo sfoggio di manifestazioni, perché veramente gli esempi sono ovunque. Una volta che avete capito il meccanismo, lo trovate riprodotto ovunque. Chiaramente non dovete poi perdervi nelle derive di Maria Maddalena, di René Le Chateau e tante altre cose che non stanno né in cielo né in terra. Perché l'essenza di tutte le cose è davanti ai nostri occhi ed è di una semplicità estremamente banale. Qualcuno mi accusa di essere un pazzo per queste visioni estremamente pulite, perché poi cadiamo in quell'aspetto che ho affrontato con te la prima volta quando l'ho realizzato, che è il bias di conferma, no? Cioè quel meccanismo per cui sotto profilo psicologico non vogliamo assolutamente riconoscere qualcosa che è diverso dalle nostre conoscenze pregresse, perché ci sembra di diventare nudi o di abbandonare una corazza o di... Ma questo è. E quindi quando racconti queste cose la gente si sente quasi offesa anziché sentirsi gratificata o stimolata ad approfondire queste letture che sono, ripeto, estremamente semplicistiche e immediate. E quindi ti prende per pazzo, ma come diceva Baudelaire, ti prenderà per pazzo chi non udendo alcuna musica ti vedrà danzare. E qui la musica sono in tanti a non ascoltarla.
E come chiudo sempre, poi divaghiamo, però mi piaceva chiudere così, i migliori sono tutti pazzi. Quindi, se vi additano come un pazzo, siate orgogliosi e fieri. Assolutamente sì. Ma perché comunque si viene additati per pazzi quando si è fuori dagli schemi e quando si dice, si dicono cose antitradizionali. Quindi... Sì, però hai usato due termini che sono due termini limitanti e riduttivi, cioè schemi, quindi qualcosa di chiuso. Non ha senso, perché chi decide cosa è vero e cosa non è vero? Cosa è giusto e cosa non è giusto? C'è solo una cosa che lo può determinare, ed è quell'ordine assoluto di cui la natura si compone. La natura è un sistema chiuso, non è ammette creatività, quindi non è pensabile che l'uomo possa superare tutto questo creando un qualcosa di migliorativo rispetto alla natura, ma mal che vada possiamo solo peggiorare la situazione. Questo all'uomo dà molto fastidio, perché l'uomo è molto presuntuoso, è forte delle sue capacità intellettuali, no? Si crede di essere in cima a tutta la catena, ma in realtà è quello che viene dopo. È molto più intelligente una pianta o un animale di un uomo pensante. Se l'uomo non può pensare, la guerra è dura. L'altro ieri, io ho due tartarughe di terra, sono uscite dal letargo, perché ovviamente fa caldo. Settimana prossima danno forse previsioni di neve, le due tartarughe sono rientrate in letargo e non gliel'ha detto nessuno, non hanno un cellulare con cui guardare le previsioni del tempo. E invece noi siamo lì a uscire con il cappottino, no? Forse con la maglietta, no? Aspetta, però intanto ti ammali. Sì, io sono meno pessimista sull'uomo in essenza, ma sono pienamente d'accordo sulla release che c'è attualmente. La versione uomo oggi sulla Terra, maggiormente diffusa, ha delle grossissime limitazioni, anche volute, anche imposte, per carità, poi così amate che forse ci si è abituati ad averle queste limitazioni, e quindi ormai si tengono strette quasi fossero pregi, quando non lo sono. Purtroppo questo aspetto esiste, ed è il motivo per cui è così importante cercare di fornire anche un punto di vista diverso e spostare, disancorare un po'. Assolutamente. Tra l'altro, questo è una tecnica pittorica che non conosce quasi nessuno, no? Si chiama anamorfosi, per cui i pittori del Rinascimento dipingevano dei particolari, che è una visione diretta, non raccontavano niente, ma poi quando tu ti spostavi in maniera defilata, l'esempio più eclatante è Holbein il giovane con i due ambasciatori, dove c'è un teschio sotto i due ambasciatori, che se voi lo guardate defilato lo vedete, se lo guardate centralmente vedete uno scarabocchio e dite che cazzo ha fatto. Questa cosa ha colpito Leonardo, che è stato insieme a Donatello e a Durer uno dei primi a esercitarsi con la tecnica anamorfica, per cui tutti hanno pensato per anni che l'Annunciazione fosse frutto di errori giovanili di Leonardo, perché aveva degli errori di proporzione. Poi un direttore degli Uffizi, un po' più sveglio di quello che c'è adesso, ci sono dei trascorsi personali per cui dico questo, ha detto ma forse era un'anamorfosi, hanno incominciato a guardarlo un po' defilato e hanno capito che in realtà era prodotto con quella tecnica. Quindi anche nella realtà tante volte basta defilarsi e spostarsi un po' da una visione diretta e vediamo le cose come sono diversamente. Voi quando approcciate qualcuno che fa i trucchi di magia, assolutamente il mago vuole che voi gli state esattamente davanti, perché se solo vi spostate di 10 gradi scoprite i suoi trucchi. E questo è un po' quello che bisogna imparare a fare, no? Smarcarsi dai condizionamente in ogni senso. Perché adesso stiamo parlando d'arte e stiamo parlando della comprensione del funzionamento dell'universo, ma poi
quello che impariamo realmente è la chiave di lettura per approcciare la quotidianità, quindi questo ti permette di leggere tutti i dati che ci vengono dati sul Covid, visto che ci siamo in mezzo, che sta producendo dei danni enormi non solo all'economia. Ieri ero in un'altra diretta e c'era con me Maurizio Pinkerle, che è venuto a raccontare un'esperienza fatta col padre che mi aveva già raccontato tempo fa, e lui è un neuropsichiatra infantile e mi diceva fuori onda che ci sono delle situazioni che sono devastanti, genitori che hanno perso completamente il lume della ragione, ma figli che sono completamente sbandati. Noi stiamo costruendo delle generazioni su una situazione assolutamente inventata. Stiamo costruendo le generazioni, dicevo, con dei buchi di conoscenza, di sviluppo emotivo, emozionale, pazzeschi. Mi ricordava un mio amico in maniera molto colorita, ma essenziale, perché poi l'essenziale, quello di cui stiamo parlando questa sera, gli adolescenti in questo periodo è il momento in cui si conoscono, si riconoscono, incominciano ad abbracciarsi, avere le prime storie, le prime pulsioni emotive, e le stiamo togliendo tutte. Quindi stiamo crescendo delle generazioni monche sotto questo aspetto. Ti sei bloccato? Non si sente più? Vediamo se si riprende. Figurati. Esatto. E quindi stavo dicendo, tutto questo che può sembrare fine a se stesso, nella lettura dell'arte o nella conoscenza dell'antichità, in realtà diventa uno strumento e una chiave di lettura per attrezzarsi nel comprendere la quotidianità. C'era l'altro giorno un articolo di, non mi ricordo il nome adesso, vabbè, un giornalista che è stato politico di destra, che ha fatto un attacco pesante agli storici perché non è giusto che raccontino una visione della storia diversa, perché oramai abbiamo imparato ad accettare quella che è, e quindi a doverci veneziano, e quindi dobbiamo imparare a vivere la quotidianità per quella che è, e questa è una follia assoluta, perché vuol dire avallare uno schema totalmente impazzito che si sta imponendo. Ma la follia è dichiararlo, perché che vogliano farlo lo sappiamo, ma che lo dicano bellamente come fosse una cosa anche trendy, questo è agghiacciante. E anche Quarandi, il problema è che c'è scritto in articolo, capisci? Sì. Quindi nuovamente quello che io voglio cercare di stimolare anche con quelle forme di provocazione che so spesso possono urtare la sensibilità di qualcuno, ma non mi interessa, perché vuol dire che non sono pronti a scuotersi, però è proprio quello di comprendere gli strumenti attraverso i quali smarcarsi da questi condizionamenti, e se non lo vogliono fare per loro stessi, lo facciano per i loro figli, perché comunque veramente stiamo creando delle generazioni di disadattati, e loro non l'hanno chiesto. E noi veniamo per contro da una situazione in cui involontariamente, senza nessun merito, immeritatamente, siamo forse la generazione che ha vissuto il periodo più florido della storia dell'umanità. Perché i baby boomers hanno vissuto il dopoguerra, hanno vissuto la spensieratezza degli anni Ottanta, contribuendo però così allo sfascio della società che stiamo vivendo oggi. Tutte queste riflessioni andrebbero fatte da una classe politica, andrebbero fatte da un'elite culturale che non c'è più. Sì, io ho una visione meno rosea comunque anche di quell'epoca storica, perché le persone non se ne sono accorte, ma è iniziata una forma di manipolazione di massa mostruosa, quindi in realtà l'hanno vissuta magari bene, ma hanno perso completamente la propria umanità, la propria capacità di giudizio, di critica, di percezione, di intuizione, hanno perso tantissimo. Quindi è quello che ti ho detto io, cioè noi abbiamo vissuto il periodo più spensierato e quindi più apparentemente felice, ma abbiamo permesso che tutto quello che oggi siamo si potesse sviluppare, no? Le TV commerciali,
il prodotto. Cioè, io sono del 68 e mi sono divertito molto. Sì, ma sapete che il 68 è nato da un esperimento della CIA in cui ha introdotto volutamente le droghe per sperimentare le sue cose sul controllo mentale. Questi erano. Poi la gente è andata dietro, ma un progetto strutturato che aveva una funzione molto specifica. E chi l'ha vissuto ovviamente non lo sapeva, ma non è stato coinvolto. E quindi anche le cose che magari qualcuno ha vissuto bene, e ci credo, non si è reso conto di quanto in realtà sia stato manipolato. E piano piano, poche di queste cose, ci sarebbe a fare una puntata sul 68, su quello che c'è stato in quell'epoca, ma era assolutamente voluto, pensato e gestito dall'alto. Non era un movimento spontaneo di figli dei fiori. No, assolutamente, però trovare qualcuno che è in grado poi di fare autocritiche e di rinnegare tutto quel trascorso diventa complicato, perché vuol dire rinnegare la propria esistenza, e questo, per quello che ci siamo detti prima, diventa uno degli esercizi più difficili da fare per l'uomo, perché poi l'uomo fa sempre i conti con la morte, no? E quindi a quel punto fa due somme, fa un po' un conto di convenienza, dice cosa mi conviene fare, faccio finta che non sia successo, un po' come il marito cornuto che non vuole ascoltare che la moglie lo tradisce, o viceversa, chiaramente, perché poi... Beh, oggi si fa la stessa cosa con i morti di Covid, cioè anche se si è capito che forse quei numeri non sono proprio così, però ormai abbiamo detto che ce ne sono tanti, e come fai a dire che non ce ne sono più tanti? Sono tanti. Oh, è una grandissima pandemia. Poi che cosa vuol dire pandemia? Lo dicevamo nella diretta di ieri, che non è una questione di, in realtà, di morti, non è una questione di, è solo una questione di diffusione ormai, proprio per definizione, quindi basta che abbia un'ampia diffusione, per cui anche il raffreddore assolutamente si può definire la pandemia, quindi ci stiamo prendendo in giro anche con le parole, però fa molto eco dire pandemia, no? E quindi, vabbè, cioè, adesso non volevo parlare di questo, però... No, esatto, è lì. Cioè il senso, allora io chiaramente intervengo per quello che è il mio ambito di studio, anche se poi comunque ho un vissuto, un trascorso e una formazione, per cui delle opinioni è chiaro che me le sono fatte. Però, come dicevo prima, tutto concorre a portare a fare delle riflessioni nella stessa direzione, no? Cioè, veramente non riusciamo a capire che quello che sta succedendo è qualcosa di totalmente assurdo e lontano dalla realtà, perché questo è, ci stanno o ci stiamo, perché poi dare sempre la colpa agli altri brutti finché non si fa niente di immediato e diretto, ma diamo, cioè ci stiamo allontanando sempre più dalla realtà. Abbiamo quasi disimparato a uscire a sentire i profumi della primavera, a godere della rifioritura. Pensiamo e siamo corsi dietro a Greta per un anno come dei cretini, pensando che stavamo rovinando tutto quanto, quando in un mese di lockdown abbiamo trovato la laguna veneta con i delfini e con le calle completamente ripulite. Quindi, ripeto, l'invito è a riflettere, a sviluppare uno spirito critico, a non accettare sempre tutto sopinamente per convenienza, perché poi diventa un fatto di convenienza, no? O di apatia, o di menefreghismo tante volte. Poi ognuno chiaramente cerca di insegnarlo attraverso gli strumenti che ha. Eh no, certo, assolutamente così. Bene, senti, comunque, dopo aver fatto questo bello excursus, mi piacerebbe che ci aggiornassi sulla situazione Paititi, perché dall'ultima volta sono successe tante cose. Allora, sì, sono successe tantissime cose. Chi ha seguito lo sa, chi non ha seguito glielo racconteremo, però... In quest'ultimo mese, 5 settimane, adesso non ricordo, quando casualmente abbiamo parlato di questa storia del Paititi e dell'Eldorado, si è creato questo movimento nei tuoi ascoltatori, per cui mi sono convinto a trattare questa situazione dei nativi incontattati. Mi sono schiacciato diversi secondi.
E quindi a un certo punto abbiamo indetto questa raccolta fondi con donazioni spontanee da parte di tutti quanti, anche molto corpose. Siamo a un quinto, grosso modo, del budget che era necessario per fare questo docufilm, ma nel frattempo si è presentata una persona che ringrazierò sempre, che sta creando delle correlazioni importantissime con il Perù, quindi mi sta mettendo in contatto con archeologi, antropologi, esperti. Quando l'energia si mette in moto, poi ci sono tante cose che succedono, si creano collegamenti, ci sono persone che arrivano, e questa persona ha veramente dei grossi collegamenti che possono permettere di agevolare questo progetto, no? Esattamente, quindi sono 5 settimane nelle quali vuoi per scrivere quello che poi ho prodotto per voi, vuoi per i continui contatti giornalieri anche nelle ore notturne, capire come approcciare nella maniera più veloce possibile le conference calls con il Perù, eccetera, eccetera, si stanno creando delle bellissime connessioni, e penso che ci siano delle possibilità nell'immediato abbastanza concrete. Questo non vuol dire chiaramente abbassare la guardia, c'è sempre bisogno di supporto e di sostegno nei modi che sapete, però diciamo che rispetto a 5 settimane fa siamo molto più confidenti, oltretutto andando molto oltre quello che era la proiezione iniziale, cioè quella di fare un docufilm attraverso il quale denunciare una situazione diventata estremamente insopportabile. E adesso siamo passati non solo alla produzione del docufilm, ma a tracciare già poi quelli che sono gli eventuali interventi o le eventuali azioni di legali anche nei confronti del governo, delle concessioni che sono state fatte, perché c'è una costituzione peruviana che garantisce alcuni diritti che sono stati calpestati, quindi ci sono tutta una serie di situazioni che sono andate molto 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 oltre quelle che erano le mie aspettative, e questo, ripeto, grazie a queste interviste sul tuo canale, quindi a maggior ragione sono molto... Allora, diciamo una cosa che non abbiamo ancora detto, però la possiamo dire, tanto io posso dire tutto quanto. Allora, vado un po' più indietro che sono più piccolo, no, sto lì. Allora, la mia partecipazione da te è nata su una richiesta di una persona che mi segue, che mi chiedeva di parlare dei Moorish. Che è uno dei tanti argomenti che adesso è diventato di moda, e io, dopo che mi hai chiamato, che così ti ho fatto presente che dei Moorish io non volevo parlare perché non ritengo un fatto essenziale, però ti ho manifestato tutta una serie di altri argomenti che invece io trattavo e che tu non sapevi io trattassi, ed è nata questa bellissima collaborazione che si sta sviluppando un po' ben fuori da quelli che erano i canali previsionali iniziali, e questa cosa ci sta portando veramente molto 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 lontano, e mi fa molto piacere, quindi in questo sono ottimista come te. Ma io sono ottimista su tante cose. Poi ovviamente ognuno ha il proprio vissuto, la propria sensazione, il proprio sentire, le proprie intuizioni, e sappiamo che le tue hanno dato un sacco di bei riscontri, almeno fino adesso. Sono sempre una profonda fautrice di tutta la teoria esposta dalla più che fisica meccanica quantistica, per cui l'osservatore condiziona la realtà, e il collettivo ovviamente anche modifica la realtà, ma anche nel piccolo ognuno di noi, e quindi, visto che io in qualche modo sono co-creatore di quello che vivo, non ho nessuna intenzione di proiettarmi o di propormi una realtà che non mi piace, perché non sono autolesionista e non provo piacere nel soffrire. Di conseguenza faccio in modo tale di propormi in un altro modo, e devo dire che per quanto mi riguarda poi funziona, e se uno si approccia in un certo modo
sembra difficile da credere perché abbiamo una distorsione mentale portata a pensare che l'esterno che accade non abbia niente a che vedere con noi, ma non è così. Scoprirete che cambiando modo di approcciarsi alle cose o cambiando le aspettative, cambiano i fatti, cambiano le opportunità, i collegamenti, le relazioni e le persone. Questo è il motivo per cui si gioca così tanto sulla paura. La paura è fantastica per produrre una realtà di M. E quindi più si riesce a incutere paura con minacce, con situazioni vere o false che siano, anche solo paventate o illusorie, e più si rende possibile un piano distruttivo per l'aspetto più umano, evolutivo e animico della realtà. E questo è il motivo per cui ogni tanto, secondo me, fa bene fare delle live in cui, ragazzi, non si parla di vaccini. Perché che palle, qualcuno ha detto che bello stasera non si parla di vaccini, è anche giusto questo. Guarda, prima abbiamo fatto un esempio, giusto per confermare quello che stai dicendo, ma anche dare un senso compiuto a quello che poteva essere uno scherzo, ma uno scherzo non è mai. L'esempio dei due vasetti di riso, no? E quello che stai dicendo è proprio questo, cioè nel momento in cui noi abbiamo un certo tipo di approccio, la realtà che ci circonda risponde al nostro approccio in un modo benevolo o malevolo a seconda di come noi lo approcciamo. E questa è esattamente la reazione che ha il vasetto di riso. Un esempio personale, stupidissimo, ma che mi piace ricordare, è 2 anni fa ho deciso di comprarmi una Panda vecchissima di 30 anni fa e me la sono sistemata tutta, è un po' la mia maniera. E dietro c'è scritto: ma dai, anche tu conosci mia sorella, perché normalmente quelli che ti suonano cominciano a puttana. Allora adesso non la uso più perché è uscita una legge che dovrei sistemarla, eccetera, eccetera. Ma io non ho mai avuto così tanti atteggiamenti benevoli nei miei confronti come quei 2 anni con cui sono andato in giro con la Panda. Cioè la gente mi affiancava ai semafori, tirava giù i finestrini, sorrideva, guardava, perché poi io l'avevo arredata all'interno, avevo sul scaffale una libreria con una abat-jour, con tutti i libri antichi. Quindi la gente, non so se era più colpita dalla mia follia o dalla follia che questa macchina rappresentava, però raccoglievi solo ed esclusivamente sorrisi, atteggiamenti benevoli, che in mezzo al traffico, in mezzo alle maledizioni quotidiane, era una ventata di ottimismo incredibile. Quindi assolutamente è il nostro approccio che ci porta a vivere le situazioni in una forma più o meno diversa. E questo, finché non lo capiamo, continueremo a subire quello che ci circonda. Adesso diciamo che è una terapia d'urto, perché le situazioni sono abbastanza di impatto, quindi... Sì, però sarebbe anche il caso di finire, insomma. Ah, ma... Però abbiamo detto che non ne parliamo, quindi pensiamo positivo, no? Vasetto di riso con le cose buone. Allora adesso cosa devo fare? Posso dirti buona Pasqua o no? Dato dopo tutto quello che ci siamo detti. Sì, diciamo di sì. Sì, sì, sì. Consapevolmente con quello che significa, diciamo che se torniamo invece al significato comunemente utilizzato e tradizionale, diciamo, visto che questa è l'ultima live mia prima di Pasqua, consapevoli del fatto che il simbolismo è stato spesso usato contro di noi, anzi praticamente sempre, ma in ogni caso posso dire che qualunque cosa voi facciate nel prossimo weekend, auguro a tutti un bellissimo weekend spensierato, spero con le persone che amate. Guarda, ti faccio uscire io da questa impasse, uno perché studio Rinascimento e due perché è poi quello che avviene in natura, e quindi l'augurio più bello che si può fare e buona rinascita a tutti. Sono completamente d'accordo. Buona rinascita a tutti, grazie di essere stati con noi anche questa sera, grazie Riccardo, grazie sempre di questa bellissima live, e a tutti buona rinascita e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti.
Ciao.